Ok. Deve registrarsi. Ok, va bene. Dunque. Sì, cosa stavo dicendo? Ecco un esempio di un integrale dove questo trattino, questo integrale su un tratto vicino alla singolarità polare non è sull'asse reale ma è sull'asse immaginario. Okay? Quindi facciamo un altro esempio. L'integrale in realtà è parente di un integrale che avevo già fatto, che è questo qua, integrale tra 0 e più infinito in dx di x al cubo meno 1. Ora, un'integrale che abbiamo fatto simile era l'integrale in dx di x al cubo più 1. E quello lì, se vi ricordate, l'avevamo fatto con un tratto, con una fetta di torta. E qui faremo la stessa cosa. L'unica cosa però a cui bisogna stare attenti è che questa volta, sul cammino di integrazione, ho in effetti una singolarità. Perché? Perché quando io faccio l'integrale da 0 al più infinito, a un certo punto vado a cozzare la testa contro una singolarità che si trova in x uguale a 1, no? E se io pongo z al cubo meno 1 uguale a 0, questo è z cubo uguale a 1, il che significa che ho le mie soluzioni, vediamo se le ho chiamate in un certo modo, vabbè, diciamo che avrò una z1 uguale a 1, z2 è uguale a e alla i 2 terzi pi greco, applicando la solita formulina, e z3 sarebbe e alla i invece che 2 sarà 4 terzi pi greco, i 4 terzi pi greco. Quindi è chiaro che qui questa volta vado a cozzare contro una singolarità polare che si trova in z uguale a 1. Questi sono poi, eh? Sono fuori semplici. Ok? Quindi facciamo il disegnino. Io supponiamo di avere z uguale a 1. In realtà questa integrale va intesa come un'integrale con parte principale, okay? Ovvero poiché io ho un'integrale che contiene un tratto di una singolarità sul cammino di integrazione, devo dargli la ricettina di parte principale che mi dice: guarda, la devi calcolare avvicinandoti alla singolarità con un certo epsilon, sommi due integrali e poi mandi epsilon, epsilon uguale a zero, ok? Allora, io questo integrale lo potrei fare, se conoscessi la primitiva di questa funzione integrando, lo potrei fare con tecniche di analisi 1, così come ho fatto l'integrale della parte, così come ho fatto la parte principale dell'integrale di 1 su x. Okay? Poiché io la primitiva non la conosco, oppure non mi va di calcolarla, utilizzo le tecniche di analisi complessa. Quindi nel caso specifico, cosa che faccio? Va bene, allora diciamo che mi vado a disegnare come l'altra volta un tratto, un percorso di integrazione fatto così. Allora, qui ho il tratto che chiamiamo gamma 1, anzi gamma 0, se non mi confondo, gamma 1, gamma 2. Dove gamma 0 è tra 0 e z uguale a 1 meno epsilon, gamma 2 uguale a 1 più epsilon fino a certo r. Ma cerchiamo di fare il disegno in modo decente. Facciamo qua fino ad r. Dopodiché, cosa faccio? Chiudo il percorso di integrazione, lo faccio a fetta di torta. La fetta di torta come la prendo? Beh, mi conviene prenderla con una fetta di torta che abbia un'ampiezza angolare in modo tale da ricondurmi l'integrando sul segmento che tornerà poi indietro verso z uguale a 0, che è uguale all'integrando della funzione di partenza. Quindi se vi ricordate l'angolo θ l'avevamo preso uguale a 2 terzi pi greco. Perché? Perché quando io vado a 2 terzi pi greco e torno giù,
z sarà un r per e alla i 2 terzi pi greco, al cubo diventa e alla i 2 pi greco per 1. Okay? E quindi di fatto l'integrale lì sarà uguale all'integrale, diciamo, da cui siamo partiti. Quindi mi disegno un percorso fatto così. Okay. Qui diciamo che ci sarà il mio, questo è l'angolo teta, okay, dove teta è uguale a 2 terzi pi greco. Qui la curva, la semicirconferenza sarà la solita semicirconferenza che abbiamo, da chiamare gamma 3, che andrà a 0 nel momento in cui r tende all'infinito. Quando torno giù di qua, allora le singolarità qui stanno in z uguale a 1, cioè qui, ma c'è un'altra in z uguale a alla i 2 terzi pi greco, che è il numero complesso di modulo 1 e di angolo di fase 2 terzi pi greco, ovvero il punto che sta qui. Quindi questo è il punto z uguale z2. Quindi quando torno indietro di qua, di nuovo dovrò aggirare la singolarità esattamente come ho fatto sul tratto dell'asse reale, nel solito modo. Okay? Quindi fare una cosa di questo genere. E qui ho un tratto, supponiamo questo sia gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3, poi avrò un gamma 4, un gamma 5, un gamma 6. Ok? Dove gamma 4 e gamma 6 sono tra r grande e 1, dunque e alla i 2 terzi pi greco, che sarebbe questo numero qua, meno una piccola parte reale, parte immaginaria parametrizzata da un certo epsilon, che in realtà poi non mi interessa tanto, la manderò uguale a 0. E questo numero qua, lo stesso numero me lo ritrovo, lo segno più qua, e poi scendo giù fino a z uguale a 0. Okay. Quindi la stessa cosa che ho fatto sull'asse reale, cioè di girare intorno alla mia singolarità, la farò anche di qua, su questa semiretta, su questo segmento inclinato di un angolo teta 2 terzi pi greco rispetto all'asse reale. Ok? Va bene, avendo fatto questa scelta, il mio integrale su gamma 1 unito, gamma 2 unito, bla bla bla, fino a gamma 6 della mia f di z è uguale, vedete che qui non ci sono all'interno del mio percorso che una fetta di torta, questa volta con due buchi, quindi un emmental se volete, lo potete anche chiamare, non ci sono singolarità qua dentro, e quindi l'integrale sarà uguale a zero per il termine dei residui. Ok? No singolarità all'interno. O per il teorema di Cauchy-Kurzawa. Dopodiché, cos'è che succede? Vabbè, qui come al solito, cos'è che dobbiamo fare? Dovremmo fare un integrale su questi tratti, e poi a un certo punto dovrò fare un limite di r che tende al più infinito, perché io voglio l'integrale tra 0 e più infinito, quindi dovrò fare un integrale appunto tra z di r che era all'infinito, e dovrò far collassare il gamma 1 e il gamma 5 sulle singolarità. Il gamma 2 e il gamma 5 collassano su z uguale a 1 e z uguale a e alla i 2 terzi pi greco rispettivamente, no? Quindi questi qua me li faccio collassare facendo un limite di r piccolo che tende a 0, no? Su queste singolarità. Okay? Quando faccio queste due cose, ovvero mando r all'infinito e faccio collassare il gamma 1, e questo è il gamma 5, cosa io ottengo? Ottengo parte principale, teorema degli archi, più integrale su gamma 3 che entra a 0,
più una parte principale che sarà la somma di gamma 4 e gamma 6 su quest'arco, su questo segmento, più un integrale sugli archi sull'arco gamma 5. Ok? Quindi proviamo a fare un riassunto di quello che succede. Magari cancello qua. Allora, 1, l'integrale su gamma 3 tende a 0, se R tende più infinito, come al solito, perché quella è una funzione razionale, questo è f di z che va come 1 su z al cubo meno 1, l'abbiamo fatto già altre volte, ma va a 0 su questo arco di circonferenza, non per tendere all'infinito. Ok. 2. L'integrale su gamma 0 e su gamma 2, somma, gamma 0 unito gamma 2, tende, nel momento in cui mando r grande a 0, scusate, r grande a più infinito ed r piccolo a 0, dove r piccolo è il raggio di questa semicirconferenza di raggio r piccolo, questo tenderà alla parte principale dell'integrale tra 0 e infinito in dx di x al cubo meno 1 che chiamo i, che è il mio integrale di partenza. Ok? Poi 3, gamma 4 più gamma 6, gamma 4 unito gamma 6 di f di z in dz, di nuovo quando r grande tende a più infinito e quando r piccolo tende a 0, quindi siamo su questo tratto qua, questo qui ricorda l'integrale di 1 diviso x al cubo più 1 ed è la stessa cosa, quindi qui questo integrale qua sarà uguale a quello sull'asse reale moltiplicato per un fattore e alla meno i 2 terzi pi greco, che viene esattamente dal cambio di variabile, no? Questo ve lo ricordo come chiamiamo questa cosa. Quindi in realtà quel tratto là su 3, quel tratto lì, cioè gamma 4 più gamma 6, tenderà a i moltiplicato e alla i con meno 1 e alla i due terzi pi greco. Il motivo qual è? Su gamma 4 unito gamma 6, io avrò la variabile di integrazione z che è uguale ad r per e alla i due terzi pi greco, perché mi sto muovendo ad angolo fissato e sto cambiando la variabile r piccolo da r grande fino a, diciamo, come l'abbiamo chiamato, z2 meno un certo epsilon, in parte immaginaria anche, e poi da z2 più un certo epsilon fino ad r uguale a 0. Okay? Quindi il cambio di variabile è questo, e quindi il dz sarà semplicemente un e alla i due terzi pi greco r. E devo anche stare attento al segno, perché qui facevo un integrale tra 0 e questo punto qua, e questo punto qua fino ad r, quindi vado positivamente, no? Mentre qui sto andando da r grande a 0, quindi c'è questo addizionale fattore meno 1, e funziona esattamente come nel caso di 1 diviso x al cubo più 1. Ok? Esattamente la stessa cosa, non c'è bisogno che vi faccia tutti i conti, è la stessa cosa. Ovviamente, avendo preso z uguale ad r alla i due terzi pi greco, vedete che l'integrando, a parte questo differenziale che si becca una fase, l'integrando è lo stesso, perché quando io calcolo x z al cubo, se z è uguale a questo numero qua, otterrò r cubo per 1. Ok? Quindi funziona esattamente nello stesso modo. Dunque, questi sono i primi tre pezzi, dopodiché, ovviamente, ciò. Ma
attimo che arriva ancora gente. Poi ho l'integrale su gamma 1 e l'integrale su gamma 5. L'integrale su gamma 1 di f z di z. Beh, qui ci applico il teorema degli archi. Quindi qui devo applicare il teorema degli archi, che mi dice che questo qua è uguale a i volte l'ampiezza angolare. L'ampiezza angolare quant'è? Qui vado da pi greco a 0, quindi sarà meno pi greco, che ruota in senso orario. Quindi sarà un meno i per pi greco per il residuo della mia funzione f in z uguale ad 1. Ok? Uguale. Ah, ok, sì. Ma se io abbasso un po'. Ok, così. Ok, comunque va bene, scrivo un po' più in basso. È quello di sopra che non si vede? Ok, adesso lo riscrivo. Posso cancellare qui? Così scrivo di qua? Che vorrei, sì, perché vorrei lasciare il disegno. Allora cancello qua. Quindi stavo dicendo, l'integrale su gamma 1 di f z dz, qui applico il teorema degli archi. Che mi dice, guarda, devi fare i volte l'ampiezza angolare è meno pi greco, quindi ho meno i per pi greco, per il residuo della funzione f in z uguale a 1. Ovvero meno i pi greco per il limite con z che tende ad 1 di che cosa? Di z meno 1 diviso z al cubo meno 1. Ok? Uguale, questo magari lo cancello, cancelliamo qua, uguale a meno il pi greco, qui applico l'Hopital, che così sono sicuro che non sbaglio, potrei fattorizzare z cubo meno 1 in z meno 1 per z quadro più z più 1, ma facciamo l'Hopital che è la cosa più semplice. Quindi quando applico Hopital sopra ho 1, sotto avrei un 3z al quadrato, ovvero mi rimane un terzo, no? Applico Hopital. Perché avrei un 3z al quadrato, ma z è uguale a 1 e quindi è un terzo. Quindi mi rimane un meno y greco terzi. Analogamente, quando faccio l'integrale su gamma 5, di fz in dz, di nuovo ampiezza angolare sempre la stessa, perché io sto girando in senso orario e sto andando da un angolo che, se volete, è un angolo diciamo, dipende come metto gli assi, però la questione è che giro sempre di un angolo pi greco, ma con senso negativo, perché sto andando in senso orario, quindi sarà sempre un meno i pi greco meno il pi greco, di nuovo il teorema degli archi, e dopo devo calcolare il residuo, quindi il residuo di f in z che è uguale questa volta è alla i due terzi pi greco, vabbè, come prima, uguale, applico l'Hopital di nuovo. Quindi dovrei fare z, il limite per z che tende a questo numero, di z meno questo numero, diviso z al cubo meno 1, quindi uguale a meno i pi greco,
Poi qui ho un fattore 3 come prima, che mi viene dalla derivata 3, poi devo fare z quadro, e quindi avrò 3 per e alla i 4 terzi y. Ok? Bene, a questo punto metto tutto insieme. E diciamo che vabbè, scrivo da qua. Io quindi qua non si vede, quindi scrivo qua. Quindi a questo punto ho che metto tutto insieme. Quindi io so che I, che era il mio integrale di partenza, per 1 meno e alla i 2 terzi pi greco, che è la somma dell'integrale di partenza più l'integrale suo parente, però in questo angolo delta, e che differisce soltanto per un meno 1 per e alla i 2 terzi pi greco. Poi ho i due teoremi degli archi, quindi ho meno i pi greco, che moltiplica, in un caso ho un terzo e nell'altro caso ho sempre un terzo per e alla meno i 4 terzi di greco. Il che poi c'è il tratto sull'arco di circonferenza di raggio R grande che va a 0, quindi questo qua è 0. A questo punto ci sono, devo soltanto mettere, fare un po' di algebra, quindi I è uguale a un I greco, porto di là, poi ho un fattore 3, al numeratore ho 1 più e alla i 2 terzi di greco, se lo scriviamo di qua, e alla meno i 4 terzi di greco, significa che parto da qua, faccio un angolo di greco e ci aggiungo un terzo. Quindi arrivo qua. Quindi di fatto questo numero complesso è uguale a e alla i 2 terzi pi greco. Non che significa invece fare un angolo di pi greco e poi tornare indietro. Vedete che c'è ancora gente che partecipa. Vediamo se forse ci sono delle. Ok, va bene. Quindi questo numero complesso qua di fatto è uguale a e alla i 2 terzi pi greco. E poi sotto ho un 1 meno e alla i 2 terzi di greco. Bene. Ok, vabbè, adesso qua bisogna fare la solita elaborazione, vediamo come si può fare. Probabilmente mi conviene moltiplico sopra e sotto per e alla meno i greco terzi. Quindi se faccio questa cosa avrei un i pi greco diviso 3, poi ho un e alla meno i pi greco terzi, più quando faccio 2 terzi meno un terzo, fa un terzo, giusto? Quindi poi rimane un e alla i pi greco terzi, analogamente al denominatore mi rimane alla meno i pi greco terzi. Sì, bene. Meno e alla i pi greco terzi.
lo sto moltiplicando per R meno i pi greco terzi. Quindi uguale a i pi greco diviso 3, quello che c'è scritto sopra è due volte il coseno di pi greco terzi. Quello che c'è scritto sotto invece è meno 2 volte il seno di pi greco terzi. Quindi c'è un 2 che si mangia, una i che si mangia. Il coseno di pi greco terzi, dunque, vediamo un attimino, sì. Quindi questo sarebbe uguale a pi greco terzi, poi ho sopra un mezzo e sotto un meno 1 per radice di 3 mezzi. Quindi il risultato, perché il seno di pi greco terzi, quindi il risultato finale con un mezzo si semplifica è uguale a meno pi greco diviso 3 radice di 3. Ok? Quindi il risultato è i uguale a meno pi greco diviso 3 radice di 3. Quindi questo diciamo è solo per come dire, marcare il fatto che questo teoremino degli archi si può applicare a qualsiasi tipo di di percorso con delle singolarità, non deve essere necessariamente sull'asse reale, ok? Va bene dappertutto. Okay, facciamo, io farei ancora un paio di esercizi prima di andare avanti. Uno, due, forse solo uno, vediamo. Allora, gamma 3 qual era? Che non mi ricordo. Vediamo cosa è scritto. E dunque, quello lì più che il secondo lemma di Jordan è il primo lemma di Jordan, perché il secondo lemma di Jordan ha come funzione integrando un f di x per e alla i alfa di x. Mentre il primo lemma di Jordan ti dice, guarda, che se l'integrando va a 0 più velocemente di 1 su z, come modulo, allora sai che quell'integrale è uguale a 0. Cioè, quel tratto di integrale andrà a 0. Ok? E poi, diciamo, se uno lo volesse dimostrare, la stessa cosa che abbiamo fatto quando abbiamo fatto l'integrale di 1 diviso x al cubo più 1, quello si maggiora abbastanza facilmente, l'avevamo già fatto. Oppure, diciamo, uno invoca il primo lemma di Jordan, che vi dice che quell'integrale è uguale a 0 quando z per f di z modulo va a 0 per z per modulo di z che tende all'infinito. Okay? Dunque, vabbè, facciamo un altro integrale. Allora, questo integrale qua è parente dell'integrale dell'altra volta. Diciamo che lui, io lo faccio nel caso semplice, poi come esercizio vi lascio da fare il caso difficile, così giusto per avere qualche sfida. Allora, l'integrale in questione è il seguente. Integrale tra meno infinito e più infinito di seno di x dx diviso x quadro diviso x quadro più a. Allora io farò il caso a positivo, quindi con a numero reale positivo. Poi se volete
Potete provare a pensare a calcolare l'integrale con a minore di 0. Ok? Questo se volete. Poi vabbè vi accenno. Allora, come l'altra volta, scriviamo l'integrale come la parte immaginaria dell'integrale tra meno infinito e più infinito di e alla x diviso x quadro più a di x. Ok? Ah, manca qualcosa del mio integrale, infatti mi sembrava facile. Qui c'è un ulteriore x. Ok. C'è un ulteriore x qua. Sì, sì. Ok. Okay. C'è questa complicazione. Ok, allora qui come nel caso dell'integrale di seno di x su x, qua diciamo rispetto a quell'altro integrale c'è semplicemente un x quadro più a in più come fattore, ok? Però funziona esattamente nello stesso modo di quell'integrale lì, quindi applichiamo la stessa tecnica, quindi lo scriviamo come parte immaginaria. Qui notiamo che avendo fatto questa parte immaginaria di seno di x mi compare una singolarità fake, però devo trattare in x uguale a 0, quindi ci metterò la parte principale, perché in x uguale a 0 adesso mi compare un polo che prima non c'era perché si cancellava con i due contributi. La differenza rispetto al caso precedente qual è? Che questa volta c'è un x quadro più a denominatore, quindi chiaramente quando io impongo x quadro più a uguale a 0, quindi questo x quadro meno a, e quindi x uguale a più e meno la radice di a moltiplicato per i. Ok? Perché, perché a l'ho preso positivo, quindi quando scrivo questa cosa faccio la radice, quindi avrei la radice di meno 1 che è più o meno i, e poi ho una radice di a, dove a è un numero positivo. Quindi se mi faccio il mio solito disegnino dell'integrando, avrò una singolarità in x uguale a 0 che a me piace evitare facendo un semiarco di raggio del piccolo. Poi l'integrale va tra meno infinito e più infinito, e inoltre notate che qui compare un fattore 1, e quindi questa volta per il secondo lemma di Jordan devo chiudere sopra. Perché quando chiudo sopra, sostanzialmente, per ricordarsi, significa che io ci metto, al posto di x metterò z uguale a y, quindi y per i fa meno 1, quindi l meno y. Quindi so che quell'integrale andrà a 0 quando y tende all'infinito. Okay? Quindi chiudo sopra. Ovviamente la funzione integranda soddisfa le richieste del lemma di Jordan, anzi più dell'altra volta, perché c'è un ulteriore x quadro in più a. Quindi il mio percorso di integrazione è simile a quello che avevo immaginato per l'integrale di seno di x diviso x, ed è tutto analogo. Ok? L'unica differenza qual è? È che questa volta mi trovo un polo qua, quindi radice di a. Nell'altro caso non c'era niente all'interno e quindi avevo che la parte principale più l'integrale sull'arco piccolo più l'integrale sull'arco grande era tutto uguale a 0. Questa volta invece la parte principale più l'integrale sull'arco piccolo più l'integrale sull'arco grande è uguale a 2π di volte il residuo di quella funzione in uguale ad a, in z uguale a i radice di a. Ok? Quindi diamo dei nomi, supponiamo che questo sia gamma 1, questo sia gamma di R, questo sia gamma 2 e poi ho un gamma di R grande. Cancello qua. Quindi, come al solito, l'integrale su gamma 1
unito gamma 2, unito gamma R, gamma R piccolo, unito gamma R grande, la mia Z, Z, qui applico il teorema dei residui, quindi questo deve essere 2 pi greco di volte il residuo della funzione integranda in Z uguale a i radice di A. Ok? Quindi magari scrivo qua e lascio solo il disegno. Quindi io devo calcolare questo residuo, quindi devo fare il limite, quello è un polo semplice, Z che va in i radice di A, di Z meno i radice di A, diviso, dunque c'è un esponenziale, quindi E alla iz, poi c'è un fattore Z, e poi c'è un Z quadro più A. No, ok. C'è un Z quadro più A, che mi riscrivo come Z meno i radice di A, Z più i radice di A. Questa cosa la faccio perché non mi va questa volta di fare l'Hopital, ma giusto per cambiare, ok? Diciamo che l'Hopital mi conviene farlo sempre, per non sbagliare, quando ci sono potenze maggiori di Z quadro. Quando c'è Z quadro potete fattorizzare così e non fate molta fatica. Sempre troppo in alto. E che purtroppo spostano sempre la posizione del computer, quindi vediamo così. Ecco, così dovrebbe in teoria vedersi. Perché dovrebbe vedersi così. Se scrivo qua si vede? Sembra di sì dallo schermo. Ok, quindi stavo dicendo, devo calcolare il residuo, questa volta questo z quadro più a denominatore me lo spezzo in due fattori. Ripeto, questa operazione conviene farla nel caso in cui abbiate delle potenze z quadro. Dopo z quadro, per esperienza, vi conviene fare sempre l'Hopital, ok? Per non sbagliare. Dunque, vabbè, quello. Adesso devo solo sostituire i radice di A in quell'espressione. E quindi niente, cos'è che mi viene? Qui ci metto una i radice di A, quindi meno radice di A al numeratore, diviso, qui ho una due volte i radice di A, 2 i radice di A, moltiplicato per z, ovvero per i radice di A. Ok. Dopodiché tutto lo devo moltiplicare per 2 pi greco i. Quindi lasciatemi scrivere qui un 2 pi greco i di qua e un 2 pi greco i di là. Quindi alla fine mi rimane una radice di a che diventa 1 su a. Poi ho una i che se ne va con quella, un 2 e poi mi rimane un meno i, direi, che è un pi greco. Forse il disegno lo posso cancellare, tanto abbiamo capito che la metto in doppia con un po'. Quindi qua il 2 se ne va con il 2, poi c'è una i che se ne va con una i, e mi rimane un meno i che porto al numeratore, e alla meno radice di a diviso a, e poi c'è un ulteriore pi greco al numeratore.
dovrebbe essere questo. Meno il pi greco. Sì. Ok, questo è il risultato della somma degli integrali. Poi, come al solito, ormai siamo abituati, il limite di r che tende all'infinito dell'integrale su gamma r grande andrà a zero per il secondo lemma di Jordan questa volta. Poi ho che l'integrale gamma 1 unito gamma 2 tende alla parte principale dell'integrale tra meno infinito e più infinito di e alla ix diviso x per x quadro più a dx. Questo quando r piccolo viene mandato a zero, no? Perché facciamo il disegnino di nuovo, faccio un ingrandimento su quello che succede intorno a z uguale a zero. Qui ho il mio raggio r piccolo, o epsilon, lo puoi chiamare r epsilon. Quando mando r a 0, qui l'integrale va da meno infinito a meno epsilon, o scusate, a meno r, e da r a più infinito, quando mando r a 0, questa è proprio la parte principale per definizione. Ok? Quindi la parte principale lo ottengo con r che tende a 0, r piccolo, ed r grande che tende a più infinito. Quindi adesso l'unica cosa che mi rimane è l'integrale su un pezzo che abbiamo chiamato gamma di r piccolo, e facciamolo. Quindi il limite per r che tende a 0 dell'integrale su gamma r piccolo di e alla iz diviso z per z quadro più a di z uguale. Qui faccio il teorema degli archi. Ok, facciamo il solito teorema degli archi. Quindi devo calcolare di nuovo i volte l'ampiezza angolare, quindi questo uguale a meno di pi greco, perché sto andando in senso orario sempre, e poi devo calcolare il residuo di questa funzione in z uguale a 0. Quindi questo sarebbe meno i pi greco, il residuo in z uguale a 0 diventa 1 su a. Ok? Bene, a questo punto mettiamo tutto insieme. La somma di questi di tutti questi integrali è uguale a meno i e alla meno radice di a diviso pi greco su a. E di questi integrali uno se ne va a 0, uno va alla parte principale, uno va a questo numero lo porto a destra e quindi alla fine la mia parte principale dell'integrale tra meno infinito e più infinito di e alla x diviso x quadro più a dx sarà uguale a questo, lo porto a destra e quindi mi rimane un pi greco diviso a, e poi ho quell'altro, quindi ho meno pi greco diviso a per e alla meno radice di a uguale a, posso raccogliere un pi greco diviso a 1 meno e alla meno radice di a. E basta, adesso devo soltanto l'integrale di partenza, è solo la parte immaginaria di questo, no? Quindi l'integrale tra meno infinito e più infinito di seno di x diviso x quadro più a di x sarà uguale alla parte immaginaria della parte principale di questo integrale. Quindi è uguale a pi greco diviso a
per 1 meno e alla radice di a. Questo è il risultato finale. Ok? Quindi questo qua si fa esattamente nello stesso modo dell'integrale di seno di x su x, che è paradigmatico. Vi invito a provare a rifarlo da soli quell'integrale, perché è veramente paradigmatico, nel senso che è una situazione che poi vi potete ritrovare in altri casi come in questo. L'unica differenza qual è? L'unica differenza è che mentre lì non c'erano poli all'interno del percorso di integrazione, questa volta c'è un polo e quindi dovete calcolare il residuo di quel polo. Questa è l'unica differenza rispetto al caso precedente. Ok? Vediamo che ore sono le 25. Allora, un commentino, se io prendo lo stesso integrale questa volta con A negativo, la differenza qual è rispetto al caso precedente? La differenza è che se A è negativo, questa volta mi becco dei poli in più sull'asse reale, che okay, questa è la differenza. Quindi questa volta questo me lo riscrivo sempre come la parte immaginaria di qua, ci sarà una parte principale tra meno infinito e più infinito di a alla x diviso x x quadro più a. Questa volta però dei poli in x uguale a 0 su un polo, non sono tutti poli semplici, poi ho un altro polo in x uguale a radice del valore assoluto di a, perché questa volta questo è negativo, quindi quando risolvo x quadro più a uguale a 0, questo qui se ne va, diventa questo è negativo, quindi diventa un numero positivo, non sottrae la radice, no? E l'altro sarebbe in x uguale a meno radice del valore assoluto di a. Quindi questo mi dice che, a differenza del caso precedente, questa volta le mie singolarità si trovano tutte e tre sull'asse reale. Quindi una sarà qui, z uguale a 0, x uguale a 0, una sarà in radice del valore assoluto di a, e l'altra sarà in meno radice del valore assoluto di a. E non ce ne sono invece nel piano completo, cioè non ci sono poli con parte immaginaria diversa da zero. Okay? Il lemma di Jordan, il secondo, comunque sia mi forza a chiudere sul semipiano superiore, non potrei fare altrimenti, quindi chiudo sul semipiano superiore, dopodiché è la mia scelta di circondare queste singolarità nel modo che mi piace di più. Vabbè, la cosa che mi piace di più è questa, che si è ulteriore così. Quindi ho questi tre semicirconferenze questa volta. E quindi la mia parte principale questa volta va intesa come uno spezzettamento tra meno infinito e questo numero meno epsilon. Poi questo numero più epsilon fino a z meno z uguale 0 meno epsilon. Poi avrei questo e questo, e l'altro questo qua, no? Se volete chiamiamolo gamma 1, questo qui, gamma 2, questo qui, gamma 3, questo qui, gamma 4, no? Quando io faccio l'integrale su gamma 1 unito gamma 2 unito gamma 3 unito gamma 4, con r che tende a più infinito ed r piccolo che tende a 0, questa qui è una parte principale. Ok? Dell'integrale di partenza.
Dopodiché avrò gli integrali su queste 16 circonferenze, chiamiamo la gamma di R1, gamma di R2, gamma di R3, che si fanno sempre col teorema degli archi, quindi dovete calcolare dei residui in questi poli. L'integrale su gamma R grande, come al solito, fa 0, e all'interno non ci sono poli. Quindi di fatto la parte principale questa volta sarà i pi greco per i residui di questi tre punti. Ok? Quindi se volete, potete provare a farlo. Per vedere se riuscite, il risultato dovrebbe essere, una volta che avete calcolato anche la parte immaginaria, quindi il risultato finale dovrebbe essere pi greco diviso valore assoluto di A per il coseno della radice del valore assoluto di A meno 1. Ok? Quindi ripeto, come si fa? Beh, la parte principale è semplicemente questo oggetto qua, che lasciamo così formalmente, e lui è uguale a i pi greco, i residui di questi tre poli. Quindi dovete calcolare i residui di questi tre poli e giocarci un po' e vi dovrebbe venire questo punto qua. Ok? Bene. Allora, adesso dopo magari ne facciamo ancora due di integrali o di esercizi, però volevo fare uno step di teoria. Vorrei prima fare uno step sulla parte teorica. Che è l'ultimo argomento che riguarda le funzioni complesse. Che sono le funzioni polinomiali, si chiamano. Allora, le funzioni polinomiali sono delle funzioni che si chiamano anche funzioni a molti valori, che hanno delle particolarità. In realtà delle funzioni polidrome, o meglio, diciamo la problematica associata alla funzione polidroma, in qualche modo l'avete già vista, diciamo, in analisi, nel senso che se uno prende, non lo so, ad esempio la radice di x, tipicamente vi si dice, ah, ma io la radice di x la definisco soltanto per x maggiore o uguale di 0, o se io faccio la radice di f di x, devo assicurarmi che il dominio di quella funzione, cioè il dominio meglio di quella funzione, sono i punti dell'asse reale per i quali f di x è maggiore o uguale di 0. Stessa cosa succede per il logaritmo. Il logaritmo sull'asse reale vi si dice, ah, ma io devo prendere l'argomento del logaritmo maggiore o uguale di 0. Ok? Allora, questa cosa diciamo che si capisce un po' meglio, il motivo per cui si adottano queste restrizioni, lo si capisce un po' meglio quando queste funzioni vengono estese al piano complesso, si ha una visione un po' più d'insieme del comportamento di queste funzioni nel piano complesso e delle loro problematiche. Ok? Allora,
Prendiamo ad esempio la, prima ancora di partire dalle radici, che sarà il nostro esempio iniziale, qual è il problema che c'è dietro a queste funzioni? Il problema è il seguente: se voi prendete questi tre numeri, vediamo un attimino, prendete il numero 1 e alla i 2 terzi pi greco ed è alla i 4 terzi pi greco, ci sono questi numeri qua, quindi uno sta qua, l'altro sta qui e l'altro sta qua. E prendete la funzione f di z uguale a z cubo, questa funzione vi mappa questi tre numeri nel numero 1. Quindi se voi qui vi ridisegnate il piano complesso e immaginate di prendere la vostra funzione f di z uguale a z cubo, beh, 1 viene mappato in 1. E alla i 2 terzi pi greco viene mappato in 1 ed è alla i 4 terzi pi greco viene mappato in 1. Quindi questo mapping funziona così. Vanno tutti a finire nel punto 1, ok? Se io prendessi analogamente la funzione invece che z alla 3, prendessi z alla n, così come questa ha tre numeri che vanno a finire in 1, questi tre numeri che vanno a finire in 1, anche questa avrà n numeri che vanno tutti a finire in 1. Ovvero l'immagine tramite fz di questi tre punti è sempre uguale ad 1. Ok? Il che non mi disturba è quello che in analisi si chiamerebbe una funzione non iniettiva, nel senso che è una funzione che associa a due numeri diversi in partenza la stessa immagine. Ok? Va bene. Il problema qual è? Il problema è quando inverto. Ovvero, se io volessi trovare la funzione inversa della funzione z cubo, quindi la radice cubica, la radice cubica, come vedete, ha dei problemi. Nel senso che se io parto da 1 e voglio estrarre la radice cubica, beh, questa è una cosa che già sappiamo, ovviamente ho tre possibili scelte, perché sono le tre radici del numero 1, oppure se abbiamo un generico numero z0, z bar, e ne estraggo la radice cubica, in generale avrò tre diverse soluzioni. Ed è chiaro che finché, diciamo, mi interessa calcolare le soluzioni di un'equazione algebrica, va benissimo, non mi crea problemi, ho tre soluzioni, quattro soluzioni, n soluzioni, va bene. Ma se io voglio definire una funzione, che è una cosa un po' diversa, un po' più complicata, questo è un problema, perché quando io inverto queste frecce, avrei che il punto 1 è mappato a seconda dei gusti in tre diversi numeri. E questo non mi piace. Non posso definire una funzione che associa allo stesso numero tre diverse immagini o n diverse immagini. Questa non è una funzione neanche. Quindi il problema che salta fuori è che quando io devo invertire, ad esempio, funzioni come la radice, beh, devo stare attento a come definisco la radice cubica, perché se voglio definire una funzione devo dargli una qualche ricetta per curare questo problema, perché posso andare a finire in tre numeri diversi. Lo stesso discorso lo si applica anche in analisi 1, se volete, nel caso delle funzioni trigonometriche. Le funzioni trigonometriche, quando andate a definire l'inverso del seno di z o del coseno di z, le funzioni arcoseno e arcoseno sono definite in un tratto specifico dell'asse reale, no? Non sono definite dappertutto. Così come la radice, per
per esempio la radice quadrata sarebbe definita soltanto per x positivo. La radice cubica sull'asse reale non ha particolari problemi, ce l'ha però in piano complesso. Oppure un'altra cosa che qui può succedere è qual è il logaritmo. Perché? Perché questa problematica si ha quando avete a che fare con delle funzioni che in partenza sono, non sono iniettive e provate ad invertirle. Allora, questa qui appunto non è iniettiva, anche il seno non è iniettivo, chiaramente perché è una funzione periodica, ma in campo complesso anche l'esponenziale non è iniettivo perché pure quella è una funzione periodica. Quindi la funzione inversa dell'esponenziale, che è il logaritmo, anche lui avrà una problematica legata a questo tipo di inversione, cioè legata al fatto che ho una, come dire, un'ambiguità nel momento in cui voglio tornare indietro. Ok? Quindi questo mi porta a essere un po' attento a definire le funzioni inverse delle radici, dell'estrazione di radici, della funzione esponenziale, scusate, le funzioni inverse dell'elevamento a potenza, che sarà la radice, la funzione inversa dell'esponenziale, che sarà il logaritmo, e in realtà la funzione inversa di un qualsiasi elevamento a una potenza alfa, che sia un numero reale o un numero complesso, che poi vedremo dopo. Ok? Quindi, se io voglio definire queste funzioni inverse, devo fare un attimo attenzione. Allora, l'esempio tipico da cui si parte è il seguente. Facciamo prima quello. Vabbè, facciamo. Allora, diciamo così, prima di arrivare a fare i conti. Cioè, il problema, se vogliamo, si può vedere in modo più trasparente se consideriamo il fatto che un numero complesso, quando viene espresso in coordinate polari, è il modulo per e alla i teta, dove teta è definita a meno di una costante, a meno di un 2kπ greco, cioè una periodicità. E quando io vado a fare la radice quadrata, o una radice ennesima, ovviamente ottengo tutte quelle n soluzioni, questo l'abbiamo già fatto. E l'ambiguità delle radici, o meglio, il fatto che io trovi più radici, da che cosa dipende? Dipende esattamente dal fatto che io definisco una fase a meno di un fattore 2kπ greco, ovvero se io prendo z uguale ad r per e alla i delta, io so che teta è definito a meno di un 2kπ greco, no? Con k appartenente a z. Quindi se io prendo, supponiamo di prendere la radice di z, questa qui la posso calcolare in questo modo, dico questa è uguale alla radice di r per e alla i teta mezzi, dove ho scritto k uguale a 0 per k uguale a 0. Però teta io lo potrei anche definire a meno di un fattore, per esempio 2π greco. Okay? Quindi io potrei anche scegliere radice di z uguale alla radice di r per e alla i teta, ad esempio, 2π greco diviso 2, dove qui ho posto k uguale ad 1. E in questo caso vedete che questo sarebbe la radice di r per e alla i teta mezzi per e alla i 2π greco diviso 2, cioè per e alla i greco, ovvero meno radice di r per e alla i teta mezzi. Quindi vedete che la problematica associata a questo tipo di funzioni, se volete, è riconducibile al fatto che la fase teta è definita a meno di un 2kπ greco.
Quindi se io prendo k uguale a 0, la mia radice sarà questo numero qua. Se io fossi partito da teta uguale a teta invece più 2 pi greco, il che è lecito, quando estraggo la radice me ne vado a finire in un meno radice di r reale di teta mezzi, ovvero esattamente l'opposto di quello che avevo nel caso precedente. Ok? Beh, la cosa può andare avanti, diciamo, un po' ad libitum, nel senso che io potrei prendere, facciamolo, se avessi preso, diciamoci qua, se avessi preso invece che k uguale a 1, k uguale a 2, la radice di z sarebbe uguale alla radice di n, che è la i teta più, questa volta, invece che un b pi greco ci sarà un 4 pi greco diviso 2, quindi uguale a dea alla i teta mezzi, tre alla i 4 pi greco mezzi, questa volta questo uguale a 1, quindi di fatto facciamo anche una radice di r, quindi questo qua di fatto sarebbe radice di r tre alla i teta mezzi, ovvero lo stesso numero che avevo trovato con k uguale a 0. Quindi vedete che a seconda di come io mi vado a scegliere teta, posso ottenere determinazioni diverse, si chiamano, della funzione radice quadrata. Quindi, se k uguale a 0, che significa che io mi prendo teta nell'intervallo 0,2 pi greco, ho questa determinazione della mia funzione radice di z. Se decido di prendere k uguale a 1, otterrò un'altra determinazione, perché a quel punto teta non viaggia tra 0 e 2 pi greco, ma viaggia da 2 pi greco a 4 pi greco, e questa volta, come vedete, rispetto al caso precedente, ho un segno meno che mi compare. Se avessi preso teta definita invece in invece che tra 2 pi greco e 4 pi greco, tra 4 pi greco e 6 pi greco, di nuovo torno a quello che avevo qui. E posso andare avanti, ovviamente, all'infinito, e quindi scopro che la polidromia, cioè il fatto di avere diverse come dire, determinazioni della funzione radice quadrata, deriva di fatto dall'arbitrarietà di teta. Okay? Quindi scriviamolo qui, la polidromia. Polidromo significa molte strade, no? Di radice di z dipende dalla possibilità di definire l'argomento del numero complesso z almeno di un lungo k pi greco. Ok? Quindi, avendo fatto questa osservazione, cioè che se io definisco il mio numero complesso con un argomento teta che arbitrariamente, diciamo, che diciamo è definito almeno di questo 2k pi greco della sua periodicità, questo mi genera questo problema di polidromia. Allora, che faccio? Soluzione. Poiché a me piacciono delle funzioni che siano a un sol valore, cioè che mi dicano in modo univoco che se io parto con un certo z, vado a finire in quello z lì. Non mi puoi dare diverse alternative. Quindi la soluzione è per ricondurre la radice di z ad un unico valore, e quindi di fatto per rendere la radice di z una funzione, perché altrimenti non sarebbe una funzione, cosa faccio? Faccio delle restrizioni sulla scelta dell'angolo teta. Quindi opero
delle restrizioni sull'angolo teta. Ovvero, quando ho a che fare con queste funzioni qua, con tutte le funzioni politrome, e adesso poi faremo un elenco delle funzioni politrome, devo dirvi, o dobbiamo noi decidere insieme, in quale intervallo decidiamo di scegliere teta. Non ho più questa arbitrarietà, perché se io mi tengo questa arbitrarietà di 2k pi remo, non so letteralmente che pesci prendere. La mia radice di z mi può portare da una parte e dall'altra, ok? Quindi dobbiamo scegliere in quale intervallo far variare il nostro teta, che definisce la fase dei numeri complessi ai quali vogliamo applicare la radice di z. Allora, cominciamo a vedere queste scelte. Quindi una possibile scelta quale può essere? Quella di prendere teta appartenente all'intervallo 0, 2 pi greco. Ora qui sui libri in alcuni casi si scrive questo come aperto, in altri casi come un segno aperto, è una questione, è una sottigliezza, diciamo, della quale non ci interessa molto. Potremmo anche mettere questo qui chiuso, adesso capirete perché non è particolarmente rilevante. Diciamo, se il 2π è chiuso o escluso non è particolarmente rilevante, tanto ci posso sempre andare come limite. In questo caso qui il 2π lo raggiungo come limite. Allora, una possibile scelta per teta è di prendersi teta come, diciamo, l'intervallo tra 0 e tra 0 e 2 pi greco. Quindi, quando io scrivo teta, lo restringo tra 0 e 2 pi greco, in un certo senso è come aver posto il k uguale a 0, non nel periodo, quindi tutti i miei numeri complessi ai quali io voglio applicare la radice quadrata, li andrò a definire con una fase teta, con un argomento, scusate, lo chiamo sempre fase nell'argomento, tra 0 e 2 pi greco. In questo modo so che ho tolto quell'arbitrarietà e quindi la mia radice di z sarà effettivamente una funzione, sarà una funzione definita come una qualsiasi altra funzione, cioè senza problematiche di biforcazione in questo caso, no? Senza questa ambiguità di associare allo stesso numero diversi tipi, diversi numeri come immagine. Ok, quindi questa è una possibile scelta, adesso ne vedremo delle altre. Quindi quando io estraggo la mia radice di z, andrò a definire la radice di z come radice di r per e alla i teta mezzi. Punto. Ok? Quindi non ho più il 2k pi greco, non ho da aggiungere un numero là. Ora, questa cosa qua mi crea però un'altra problematica, quindi l'aver curato la polidromia di radice di z mi porta però ad un inconveniente. Qual è questo inconveniente? Beh, questa funzione avrà un problema sull'asse reale positivo, che è una discontinuità, quindi in particolare la funzione non sarà più analitica. Per vedere questa cosa,
Quindi questo inconveniente è una discontinuità sull'asse reale positivo. Come si fa a vedere questa cosa? Vabbè, allora supponiamo di prendere un punto qui, z, e di scriverlo come, vediamo come l'ho scritto, r per e alla i epsilon, con epsilon che farò poi tendere a 0, in modo da andare a toccare l'asse reale da sopra. Ok? Quindi con epsilon piccolo, diciamo, poi lo farò tendere di fatto a 0. Allora, se io faccio la radice quadrata di questo numero qua, la radice di z sarà la radice di r per e alla i epsilon mezzi. Ok? Che nel limite in cui epsilon tende a 0 e quindi faccio un limite per z da sopra, facciamo la freccia più grande, quindi così, questo tenderà al numero radice di r. Ok? O supponiamo invece di prendere un altro numero z uguale a r per e alla i 2 pi greco meno epsilon. È chiaro che quando io mando epsilon uguale a 0, i due numeri z, quindi diciamo sia questo qua tende ad r, e anche questo tende ad r, no? Però quando estraggo la radice, questi due numeri vengono mappati tramite la radice di numeri completamente diversi. Perché nel primo caso ottengo radice di z uguale alla radice di r. Nel secondo caso, la radice di z diventa radice di r per e alla i 2 pi greco meno epsilon diviso 2. E quando mando epsilon a 0, questo qui mi diventa e alla i 2 pi greco diviso 2, ovvero e alla i pi greco per meno 1. Quindi questo tende a meno radice di r. Quindi il messaggio qual è? Il messaggio è questo, che se io prendo z1 uguale ad r alla i epsilon e z2 uguale ad r alla i 2 pi greco meno epsilon, questi due numeri coincidono se epsilon tende a 0, no? Perché vanno a finire entrambi sull'asse reale. Ma la loro immagine tramite la radice non coincide per niente, vengono mappati in due numeri che sono l'uno l'opposto dell'altro. La loro immagine tramite radice di z, no. E questa cosa che cos'è? È una discontinuità di fatto, no? È una discontinuità della funzione radice di z, cioè su tutti i punti, in realtà su tutto l'asse reale positivo, adesso vediamo perché, succede questa cosa qua. Succede che se io faccio il limite della radice di z con di numeri complessi che hanno una parte immaginaria positiva, ottengo un certo numero, diciamo la radice di r. Se io invece faccio tendere questo numero da sotto rispetto all'asse reale, quindi con una parte immaginaria negativa ma piccola e la faccio tendere a 0, otterrò meno radice di r. Okay? Quindi di fatto quella, la mia cura, ovvero quella di definire teta tra 0 e 2 pi greco in modo da eliminare la polidromia della funzione, mi cura la polidromia nel senso che
mi permette di associare ad un numero complesso la sua immagine tramite la radice in modo univoco, però ho un problema di discontinuità sull'asse reale, ovvero quando io salto da sopra a sotto sull'asse reale ottengo dei numeri che sono completamente diversi, in particolare sono uno l'opposto dell'altro. Quindi questa cura mi genera questa problematica, ovvero una discontinuità su tutti i tratti dell'asse reale. Quindi vediamo questa fase, θ appartenente a 0 più π greco, tutti i punti sull'asse reale positivo sono punti di discontinuità. Della funzione radice di z. Questa è già discontinua, figuriamoci se è analitica. Quindi sto trovando di fatto delle nuove tipi, di nuovi tipi di singolarità che adesso caratterizzeremo meglio tra un po'. Allora mi posso chiedere, ma cosa succede invece sul semiasse reale negativo? Quindi se sono qua, lì non succede niente. Perché in questo caso qua il mio z lo definisco come un R per E alla I di greco meno epsilon, questo qua, mentre da sotto scriverò il mio numero complesso come R per E alla I di greco più epsilon, no? Quindi do una parte immaginaria. Cioè qui faccio un passo indietro, no? rispetto a pi greco, cioè diciamo, diminuisco un po' l'angolo, mentre qui aumento un po' l'angolo, no? Quindi se volete faccio un giro di pi greco e torno indietro di n epsilon sopra, oppure da sotto significa che faccio un giro di pi greco e con un incremento di epsilon. Quindi i due z corrispondono al punto sul semiasse superiore, al punto sul semiasse inferiore, diciamo, due punti simmetrici rispetto al semiasse reale negativo sarebbero e alla i di greco meno epsilon ed e alla i di greco più epsilon. Ok? È chiaro che questi due punti nel limite di epsilon che tende a 0 tendono entrambi a meno r, quindi vengono mappati nello stesso punto. Cosa succede alle loro immagini? Le loro immagini anch'esse vengono rimappate nello stesso punto, perché nel primo caso ottengo la radice di R per E alla I di greco meno epsilon di I su 2, nel secondo caso ottengo la radice di R per E alla I di greco più epsilon di I su 2. E quando io calcolo il limite, anche in questo caso, di epsilon che tende a 0, qui mi viene un e alla i di greco mezzi, che è uguale a i, e lì mi viene anche un e alla i di greco mezzi, che anche lui è uguale a i. Ok? Quindi di fatto questo è uguale alla radice di r per i, e anche questo è uguale alla radice di r per i. Ovvero sul semiasse reale negativo la mia radice di z è continua, non ha nessuna problematica, in realtà è pura analitica. Ok? Quindi, mentre prima sul semiasse reale positivo due punti che vengono, diciamo, due punti molto vicini vengono mappati in punti lontani attraverso la radice di z, qui invece sul semiasse reale negativo non succede questa cosa, la funzione è continua
quindi due punti che sono molto vicini vengono mappati effettivamente in due punti che coincidono nel limite di epsilon che tende a zero. Ok? Dunque, vediamo come spiegarvi questa cosa qui. Quindi facciamo un riepilogo, no? Questa funzione radice ha un'ambiguità che deve essere curata, la cura è di andare a togliere la periodicità, l'ambiguità, se volete, nella definizione dell'argomento del numero complesso. Quando io tolgo questa ambiguità, ad esempio restringendo teta nell'intervallo 0,2 pi greco, ho una funzione, quindi una ricetta, che mi dice come associare un numero di immagini in modo univoco, però ho una discontinuità sul semiasse reale positivo. Adesso uno si potrebbe chiedere, vabbè, ma a me non piace lavorare con teta definito tra 0 e 2 pi greco, mi piace più lavorare con teta definito tra meno pi greco e pi greco, nessuno me lo vieta. Quindi se io avessi definito invece che per andare a definire gli argomenti, invece che l'intervallo 0,2 pi greco, avessi deciso di prendere l'intervallo meno pi greco, come cambia? Radice di z? Beh, diciamo, più o meno è chiaro che il punto, cattivo, quello in cui si trova la discontinuità, è quello in cui salta l'angolo. Quindi, in questo caso qua, la discontinuità che abbiamo visto prima, questa volta è sul semiasse reale negativo. Perché? Vabbè, il discorso diciamo che funziona nel modo solito, cioè esattamente come prima. Supponiamo di prenderci sul semiasse reale positivo, qui sarà, se io prendo teta nell'intervallo meno pi greco, quest'angolo qua sarà l'angolo 0, sia da una parte che dall'altra, non sarà l'angolo 0 da sopra e 2 pi greco da sotto. Quindi questo numero complesso qui sarà e alla i epsilon, e questo numero complesso qua sarà r per e alla i alla meno i epsilon. Ok? Quindi questi due numeri complessi, quando io li mappo con la radice, diventeranno la radice di R per E alla I epsilon mezzi, e questa è la radice di R per E alla meno I epsilon mezzi, che tendono alla radice di R se epsilon tende a zero. Quindi in questo caso non ho nessuna problematica con il semiasse reale positivo, sul semiasse reale negativo invece mi trovo lo stesso problema di prima. Perché? Perché se io sono qua sopra o sono qua sotto adesso cambia, perché se io sono sopra il mio numero complesso è z uguale ad r per e alla i y meno epsilon. Ok? Mentre se sono sotto, questo numero complesso, quindi questo sopra, se sono sotto, z sarebbe uguale ad r per e alla i meno pi greco più epsilon. Perché gli angoli questa volta li ho definiti tra meno pi greco e pi greco, quindi quest'angolo sopra sarà pi greco meno epsilon, l'angolo di sotto è meno pi greco più un piccolo incremento.
Quindi chiaramente questi due numeri coincidono quando y tende a 0, ma le loro immagini, tramite la radice di z, non coincidono, perché nel primo caso la radice di r per e alla y meno y su 2, che nel limite di y che tende a 0, tende alla radice di r per i, perché avrei un r y mezzi, e i, mentre nel secondo caso ho una radice di r per e alla y meno y più epsilon diviso 2, che nel limite di epsilon che tende a 0 tende a radice di r per e alla meno y mezzi che è uguale a meno i. Ok? Quindi come vedete è discontinuo. Su r negativo, sui numeri reali negativi, su, quindi sull'asse, sul semiasse reale negativo. Ok? Quindi, diciamo così, adesso ho fatto due esempi di scelte di intervallo su cui far variare θ. Nel primo caso ho preso l'intervallo 0 di π, nel secondo caso ho preso l'intervallo meno π, π. A sto punto, diciamo che nessuno dei due è particolarmente privilegiato. Avrei potuto scegliere il mio θ variabile tra un certo angolo alfa dove alfa è un numero diverso da zero, diverso, un generico numero, un generico angolo, ok? E un alfa più 2π, ok? In questo caso la discontinuità si trova sulla semiretta con angolo alfa, ovvero invece che il semiasse reale positivo, semiasse reale negativo, supponiamo che questo sia alfa, la discontinuità sarà qua. Ok? Quindi per quanto io mi possa sforzare, la radice da qualche parte ha una discontinuità comunque. Devo fare io una scelta su dove piazzarla, ok? Scelgo io dove piazzarla. Ovvero, poiché la scelta dell'angolo teta è arbitraria, purché sia in un intervallo di ampiezza 0 del pi greco, che voglio una funzione, decido io quello che mi piace, e una volta che faccio questa scelta devo rimanere con quella scelta. Ovvero tutti i numeri complessi che compaiono nella mia integrale, nella mia espressione, quello che è, devono essere espressi con un argomento che cade nell'intervallo che ho scelto di partenza. Non posso mischiare gli intervalli. Quindi questa è una cosa poi importante che bisognerà sottolineare quando facciamo gli integrali in particolare, che se ho delle funzioni poligrome, devo fare una scelta l'intervallo di appartenenza dell'angolo teta e dell'argomento dei numeri complessi, una volta che faccio questa scelta devo rimanere consistente con quella scelta. Quindi tutti gli angoli, scusate, tutti i numeri complessi devo avere un argomento in quell'intervallo. Non posso mischiare e scrivere un numero complesso con un argomento tra 0 e 2π e un altro tra meno π e π, ok? Devono essere tutti consistenti con la scelta.
un altro modo per visualizzare ancora meglio queste problematiche è quello di definire quelli che si chiamano i cosiddetti punti di diramazione. Alfa positivo? No, non ho scritto alfa positivo, era solo un esempio. Cioè può essere anche qua, eh? Cioè, l'importante è com'è? Intendevo dire sulla semiretta dalla parte positiva, può essere anche dall'altra parte. No, può essere ovunque, può essere pure qua. Può essere qua. Adesso lo spieghiamo un po' meglio. Ok, adesso ci arrivo. Questa roba si chiama taglio, adesso lo definisco in modo più preciso. Diciamo che una discontinuità sarà sempre presente, in realtà su tutta una curva, che posso scegliere anche, che non necessariamente un segmento, una semiretta, scusa, non necessariamente deve essere una semiretta, può essere anche una curva generica, adesso ci arrivo tra un po' a questo, Però lo puoi piazzare un po' dove vuoi, sostanzialmente. In realtà il modo in cui lo puoi piazzare è arbitrario, ma anche il modo, per così dire, di disegnarlo è arbitrario. Adesso ci arrivo tra un po' a questa cosa. Prima dobbiamo definire quelli che si chiamano punti di diramazione. Allora, la cosa che uno può notare è la seguente. Se io prendo radice di z e così bellamente mi vado a fare la derivata, quella lì, la derivata di radice di z è 1 diviso 2 radice di z. Quindi quello a fare là in z uguale a 0, diciamo che mi puzza di un punto problematico, no? Perché chiaramente nella derivata, nel calcolo della derivata, io non ci posso poi piazzare z uguale a 0. Ed in effetti quel punto lì è quello che si chiama punto di diramazione, ovvero è uno di quei punti che hanno proprio la caratteristica di, come dire, la caratteristica di rendere la funzione poligrama, nel senso, supponiamo di prendere il punto z uguale a 0, stiamo parlando sempre della radice di z, prendiamo un punto z uguale a 0, supponiamo di prendere un punto z1 uguale a, vabbè, un certo modulo, radice del modulo di z1, che è alla i teta mezzi, sì, dove z1, aspettate un attimo, così ho fatto. Allora, così. Proviamo di prendere z1 uguale a z1 modulo per e alla di teta, e la radice di z1 sarà z1 modulo sotto radice per e alla di teta mezzi. Supponiamo che questo sia il punto z1 e la radice di z1 appunto uguale a radice di modulo di z1 per e alla di teta mezzi. Vabbè. Adesso immaginate di fare un giro intorno a z uguale a 0 di un angolo 2π greco. Quindi se volete giro intorno a z uguale a 0, quindi ad esempio su una circonferenza, ma può essere una qualsiasi curva chiusa, e ritorno nella posizione iniziale, quindi parto da questo punto e ne calcolo la radice, poi faccio un giro
di un angolo di un'ampiezza angolare del pi greco e mi ricalcolo la radice. Cos'è che succede? Dopo un giro, teta è passato da teta a teta più 2 pi greco. E quindi il mio teta mezzi sarà passato da teta mezzi a teta mezzi più pi greco, che significa che la radice di z1 questa volta è uguale a modulo della radice di z1 per r di teta mezzi per r alla i pi greco, ovvero per meno di 1. Quindi vedete che il punto z uguale a 0 è un punto particolare, nel senso che se io faccio un giro, parto da un punto z1, disegno una curva chiusa che parte da z1 e ritorna a z1 avendo z0 al suo interno, accumulo una fase 2π greco che nel momento in cui vado a calcolare la radice mi dà un contributo meno 1. Ok? E quindi il nodo di fatto, allora, innanzitutto tutti i punti che manifestano questa caratteristica si chiamano punti di diramazione. Ok? Quindi z uguale a 0 si dice essere un punto di diramazione e in generale, quindi z uguale a 0 è punto di diramazione per radice di z, e in generale si definisce un punto di diramazione per una certa funzione f di z la seguente cosa. Quindi il punto di diramazione per una f di z, ecco, diciamo che è caratterizzato dalla seguente cosa. Quindi sia z0 punto di diramazione se presa una curva chiusa avente al suo interno z0, quindi vediamo z0 qua, ci disegniamo una curva chiusa che può essere una generica curva chiusa, non necessariamente una circonferenza. Mi prendo un punto z1 su questa curva gamma ed f di z1 sarà il valore della funzione di z1, dopodiché faccio un giro, non so se l'ho definito in un modo migliore, vabbè sì, dopo aver percorso gamma ed essere ritornato a z1, quindi parto da z1, calcolo la f di z, mi faccio un giro sulla curva gamma e torno a z1 e ne ricalcolo il valore, la f di z1 sarà diversa. Ok? E la cosa la posso ripetere n volte, nel senso che io mi posso fare un giretto su gamma, trovare un numero diverso, posso fare due giri, posso fare tre giri, eccetera, eccetera. E ci sono delle funzioni che hanno, come logaritmo ad esempio, che mi daranno infiniti valori a seconda, diciamo, se io ci giro infinite volte, otterrò infiniti valori diversi. Se io ho una funzione tipo la radice, invece, se ci giro una volta, trovo un numero diverso che avrà in particolare un fattore meno davanti, se ci giro due volte, ritrovo lo stesso numero iniziale. E il motivo è banale, perché in un caso vado da teta a teta più 2 pi greco, e quindi quando divido per 2 otterrò teta mezzi più pi greco.
è alla y fa meno 1. Se ci faccio due giri, andrò da teta a teta più k più 4π greco, e quando divido per 2 mi ottengo 2π greco che è 1. Okay. Quindi il punto di diramazione è questo oggetto qua, lo ripeto, ho z0 punto di diramazione se presa una curva gamma che contiene z0 al suo interno, il valore della funzione su un punto generico della funzione della curva gamma dipende sostanzialmente dal percorso che ho fatto, nel senso che se io parto da uno z1, calcolo il valore della funzione in f di z1 e poi comincio a girare su gamma, otterrò in generale dei valori diversi quando ritorno su f di z1. Ok? Quindi nel caso della funzione radice quadrata, un punto z0 è un punto di diramazione, ma lo è anche il punto all'infinito. Perché quando io faccio il punto all'infinito, che cos'è? È quello che ottengo quando mappo z è 1 su z. Quindi la mia radice di z diventa la radice di 1 su z'. E studio z' uguale a 0. È chiaro che avere z' uguale a 0 sopra o sotto, scusate, è chiaro che avere radice di 1 su z' o radice di z'. Dal punto di vista della polidromia non cambia nulla, nel senso che se io vado a girare intorno a z uguale a 0 otterrò questo fenomeno che vi ho detto prima, e lo stesso succede alla funzione 1 su radice di z primo se io giro intorno a z primo uguale a 0. E d'altronde anche qui vedete che questa funzione qua in z primo uguale a 0 ha un problema, nel senso che la funzione qui non è analitica. Ok? Quindi questi punti di diramazione sono punti di non analiticità e sono punti che, per i quali succede quella cosa che ho detto prima, cioè ovvero se ci girate intorno la funzione cambia valore. Direi che mi fermo qui perché c'è la prossima lezione e ripartiamo da qui mercoledì. Ci vediamo sempre alle 11:30, vero? Se non ci sono variazioni di programma ci vediamo alle 11:30. Allora interrompo la registrazione, non si fa da qua.